Buongiorno a tutti dalla Biblioteca Lazzarini. Io sono Davide e oggi vedremo come leggere i quotidiani e le riviste di Media Library direttamente sul vostro telefonino o tablet. Il primo passaggio però lo facciamo dal computer. Andiamo sul sito di Media Library e ci loghiamo. Inseriamo la rete, le nostre credenziali ed entriamo. Andiamo nella sezione dell'edicola e selezioniamo per esempio il Corriere della Sera. Vedete? C'è il tasto sfoglia. Cliccando su questo ci manderà al sito di Press Reader dove potremo leggere il Corriere. In questo passaggio il sito di Media Library e il sito di Press Reader si sono parlati e Media Library ha detto a Press Reader che noi possiamo effettivamente leggere questa rivista, che altrimenti sarebbe a pagamento. Infatti ci informa che il servizio è offerto dalla tua biblioteca attraverso MLOL. In alto, nella banda gialla, vedete scritto accesso gratuito, un mese e 29 giorni rimanenti. In realtà voi ce l'avete vita natural durante questo accesso gratuito. Semplicemente viene data una scadenza a questo passaggio di informazioni. Fra 2 mesi dovremo nuovamente passare da Media Library per poterci far riconoscere nuovamente dal sito di Press Reader. Qui in basso c'è scritto seleziona titolo, ma noi siamo già sul quotidiano che vogliamo leggere, quindi basterà cliccare sulla X. E vedete che posso sfogliare il quotidiano in formato immagine, oppure cliccando sul titolo, che vedete è di un colore lievemente diverso, posso accedere all'articolo in formato testo. La visualizzazione del quotidiano o della rivista in formato immagine o in formato testo non è ottimizzata per gli schermi più piccoli del tablet e del telefonino. Per questo c'è l'app di Press Reader. Per poter far funzionare l'app di Press Reader sul nostro telefono, dobbiamo però prima avere un account. Qui in alto, dove c'è scritto sign in, ovvero loggarsi, c'è anche la possibilità di registrarsi. Clicco e vedete, mi dà la possibilità di loggarmi, oppure in basso, nuovo utente, registrati ora. Inseriamo qui la nostra email. Ci inventiamo una password e poi ci chiede nome e cognome. Non è necessario mettere il nome completo o il nome vero, se per quello io mi registro come Biblioteca Lazzarini. E clicchiamo su Create My Account. Come vedete, ci riconosce con un nickname generato automaticamente. Ora andiamo sul telefonino. Entriamo nel menu e selezioniamo il Play Store. Nel campo in alto cerchiamo Press Reader, ecco l'app. La installiamo. La apriamo. E qui in basso, nell'iconcina fatta a omino, clicchiamo su email e inseriamo le stesse credenziali che abbiamo utilizzato sul computer. Clicchiamo su Accedi.
e vedrete che ci riconosce come utenti di Media Library, senza fare nessun passaggio sul sito di Media Library dal telefono. Eccolo, il servizio offerto dalla tua biblioteca. Quindi possiamo andare su Seleziona titolo e selezionare la rivista che ci interessa. Se non la troviamo qua in alto tra le prime, possiamo andare nella ricerca e cominciare a scrivere il titolo. Ed ecco che ci dà Wired, per esempio. Nel momento in cui io clicco Leggi, verrà scaricata sul telefono la rivista e noi potremo leggerla. Ci ricorda nuovamente che la possiamo leggere grazie a MLOL e questa è la visualizzazione dal telefono. Come vedete è molto più compatta rispetto a quella da computer. Possiamo scorrere le pagine a destra e a sinistra oppure, cliccando in basso, possiamo vedere le miniature e scegliere la pagina che vogliamo. Se clicchiamo invece sulle tre lineette in alto, possiamo vedere l'indice e andare direttamente, per esempio, all'epilogo. Vedete che si evidenzia la parte del titolo in verde. Questo vuol dire che possiamo leggere l'articolo in modalità testo. Se ci vado a cliccare sopra, ci apre completamente l'articolo e vediamo qui in basso la possibilità, su quelle due lettere, una più grande e una più piccola, di cambiare la grandezza del testo. Diciamo ora che non ho tempo di finire di leggere l'articolo. Posso mettere un segnalibro e salvarlo per dopo. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Usciamo proprio dalla rivista, con la freccia in alto a destra. Vedete che siamo nella pagina del numero di marzo, ma sotto mi fa vedere anche le edizioni precedenti. Quindi, volendo, io posso andare indietro e leggermi il numero di dicembre 2018, per esempio. Inoltre, sempre in questa schermata, posso impostare la consegna automatica di tutti i nuovi numeri. In questo modo, in maniera automatica, lui mi scaricherà tutte le nuove edizioni di questa rivista. Tutte le riviste che io leggo e scarico, oppure per le quali imposto la consegna automatica, le trovo in questa schermata in basso, scaricato. E se ora invece volessi finire di leggere l'articolo che ho salvato prima, basta tornare nei segnalibri ed ecco che c'è l'articolo ad aspettarmi. Clicco e arrivo direttamente alla pagina sulla quale l'articolo in modalità testo. Bene, direi che per oggi è tutto. Per qualsiasi dubbio o problema non esitate a scriverci. Nella descrizione trovate tutti i passaggi e gli indirizzi ai quali potete scriverci. Non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao a tutti!